trasmissione in diretta streaming sulla Web TV e successivamente sul canale satellitare della Camera dei Deputati. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto dei colleghi senatori e deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati nella riunione del 4 novembre 2020. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone, l'audizione del prefetto di Prato, Sua Eccellenza Dottoressa Adriana Nicolina Rosaria Cogode, in collegamento da remoto, che saluto e che ringrazio. Buonasera prefetto. Buonasera. Ricordo che l'audizione si incentrerà in modo particolare sull'impatto del fenomeno migratorio sulla città di Prato e sul contesto locale. Mi preme ricordare che l'audizione è stata promossa e proposta dal collega deputato segretario Giorgio Silli, segretario d'aula, che si è a lungo occupato del tema anche in quanto assessore al Comune di Prato per le politiche comunitarie e per l'immigrazione dal 2009 al 2014. Do quindi la parola al prefetto di Prato, Sua Eccellenza Dottoressa Adriana Nicolina Rosaria Cogode, che ringrazio nuovamente per aver accettato il nostro invito. Prego, prefetto. Grazie Presidente, saluto intanto gli onorevoli presenti e vi ringrazio per questa, anche per questo diciamo, atto di fiducia nel pensare di ascoltarmi su questo tema molto delicato e complesso che investe la provincia di Prato e in particolare poi la città capoluogo. Io ho fatto pervenire alcuni dati che sono diciamo di premessa e che riguardano l'impianto generale della presenza sia nella provincia che nella città di Prato della popolazione straniera. Quindi su questo, se lei Presidente è d'accordo, io tranne qualche breve cenno forse potrei sorvolare per andare poi più avanti. Il dato fondamentale è che la provincia di Prato del notorio si attesta come prima in ambito nazionale per la presenza, per la percentuale di stranieri sulla totale della popolazione residente, tant'è che il 18%, che corrisponde a 48.312 stranieri che provengono da ben 118 paesi, è presente nella provincia su complessivi 256.047 abitanti. E rispetto a questo dato è preponderante diciamo, la presenza dei cittadini di origine cinese, cui seguono poi gli albanesi, i pakistani, i marocchini e altri cittadini anche di seconda generazione. Nel comune di Prato invece, che conta 194.313 residenti, quindi già da qui si evince una prima considerazione, e cioè che la popolazione di Prato sostanzialmente sovrasta e si impone rispetto poi alla popolazione generale della provincia, che conta invece 256.000 abitanti. E sui 194.000 residenti, appunto, 312 residenti a Prato, 44.507 sono stranieri. Di questi stranieri 27.829, quindi il 62,5%, sono di nazionalità cinese. Gli altri cittadini poi provengono prevalentemente dall'Albania e dalla Romania. E poi ovviamente abbiamo anche diciamo il Nord Africa e altre nazionalità. Un dato che mi sembrava diciamo interessante che riguarda questo prospetto che se possibile vi mostro è che la presenza diciamo degli stranieri rilevata dai dati che, anagrafici del comune è prevalentemente presente in Prato nella circoscrizione centro. Quindi c'è una presenza più significativa nel centro della città rispetto poi alle altre circoscrizioni, tant'è che
Nella circoscrizione centro, che conta 40.824 abitanti, gli stranieri sono 15.027, quindi una percentuale del 36,81%. Rispetto ecco, al totale del comune di Prato, la percentuale invece è di 22,90%. Ora, ho cercato di raccogliere un po' tutti i dati che fanno riferimento sostanzialmente allo status degli stranieri, quindi voi come soggetti titolari di permesso di soggiorno, per esempio è un dato importante il dato che riguarda i permessi di soggiorno richiesti in questura, sono ben 23, nel 2021 soltanto sono pervenute 23.588 istanze. Per quanto riguarda la cittadinanza, che appunto trattiamo qui in prefettura, nel 2021 sono pervenute 350 istanze, ma poi andiamo avanti, ricongiungimenti familiari, un altro dato apprezzabile. Ecco, sottolineerei un dato che riguarda per esempio le cittadinanze, e che è molto alta la rappresentanza albanese nella richiesta delle cittadinanze, e poi seguiti dai marocchini e dai nigeriani, mentre per quanto riguarda i cinesi, la cui presenza, come ho detto prima, è appunto prevalente, è pervenuta in prefettura una sola domanda di cittadinanza nel 2021, quindi praticamente quasi inesistente, diciamo, l'intenzione di acquisire la cittadinanza italiana. Poi abbiamo i ricongiungimenti familiari, circa 180 domande prese in carico dalla prefettura, l'emersione le cui procedure sono in corso. Noi abbiamo avuto 1.650 istanze, di cui la quota più elevata riguarda il lavoro domestico e 43 invece per lavoro agricolo. Mentre qui, ecco, le domande sono rilevanti da parte dei cinesi, quindi 582 sono domande che sono pervenute dai cinesi. Altro elemento che dobbiamo anche considerare è che, a fronte di questi numeri, che sono numeri che si rilevano da dati ovviamente ufficiali registrati, voi all'anagrafe, con la questura, nella stessa prefettura, risulta invece un dato per lo più diciamo approssimativo, ma che comunque deriva da delle valutazioni congiunte a livello istituzionale, che è la presenza di soggetti non censiti, che è attualmente stimata solo per i cinesi in circa 15.000 unità. Quindi si considera la presenza di circa 15.000 cinesi non censiti, quindi di cui non si sa nulla, se siano lavorino, quale sia la loro posizione all'interno della città. Il fenomeno, diciamo, è un fenomeno abbastanza ormai rilevato e conosciuto, nel senso che i cittadini provengono per lo più, i cinesi, dallo Zhejiang, che è una provincia a sud di Shanghai, arrivano regolarmente in Italia con un visto turistico, soltanto che alla scadenza ovviamente non vanno via, quindi vengono assorbiti da un sistema che può essere, diciamo, in ogni caso a loro discapito, perché possono essere introdotti nel mondo del lavoro in maniera irregolare, quindi vivere poi in condizioni di sfruttamento personale ed anche economico, oppure appunto restare nel territorio clandestini e ovviamente, come capita, anche dedicarsi ad attività illecite. Una piccola parte è fatta anche di presenze di nomadi, ci sono 6 insediamenti in tutto, 4 nel capoluogo e i restanti nella provincia. Ed infine i richiedenti asilo. Per i richiedenti asilo abbiamo tra provincia e comune capoluogo abbiamo 16, 14 centri di accoglienza straordinaria,
e 16 strutture nel sistema SAI, cioè l'ex SPRAR, che invece è curato dal comune. I posti che abbiamo disponibili sono 286 e devo dire che il nostro sistema di accoglienza funziona bene, non abbiamo rilevato problemi di sorta, se non in talune occasioni qualche momento di tensione che è stato poi immediatamente sedato con le nostre diffide e abbiamo anche adottato due revoche. Altro dato importante poi è quello che riguarda la rete della seconda accoglienza, cioè il SAI, come dicevo prima, che consta di 80 posti, devo dire prevalentemente in questa fase occupati dagli afghani che appunto sono stati, che abbiamo accolto qui nella provincia di Prato a seguito delle operazioni di evacuazione condotte in favore dei cittadini che hanno collaborato con le forze armate in Afghanistan. La commissione per il riconoscimento dell'asilo a Firenze lavora alacremente, anch'essa quindi diciamo, i dati che vi ho inviato potrebbero essere anche quelli interessanti e inoltre infine i dati delle espulsioni. Ecco, le espulsioni sono tante, nel 2021 ne sono stati adottati i provvedimenti del prefetto 245. E conseguentemente una serie di provvedimenti poi esecutivi da parte del questore con gli ordini di allontanamento, parte dei quali di accompagnamento nei CPR e altri alla frontiera. Ecco, questo è, diciamo, il quadro generale, insomma, che riguarda la presenza dei cittadini stranieri in Prato. Ora, il punto che particolarmente diciamo, sul quale ci si può focalizzare parlando di impatto è ovviamente quello della criminalità diffusa, che è il fenomeno a maggiore impatto sociale, ma soprattutto quello che desta anche in determinati momenti un non indifferente allarme sociale. La cittadinanza non accetta, come è giusto che sia, ma comunque non riesce a giustificare il fatto che i reati che vengono perpetrati soprattutto nelle vie cittadine, nel centro storico, nelle piazze, siano diciamo, riconducibili a soggetti prevalentemente, non sempre, chiaramente, ma c'è una buona prevalenza di stranieri che spesso sono o clandestini o con permessi di soggiorno, ma che comunque poi si dedicano ad attività criminose. Le principali forme di reato che si registrano e che abbiamo registrato riguardano soprattutto e sono reati di natura predatoria. Quindi furti e rapine, in alcuni casi danneggiamenti e poi anche il piccolo spaccio, piccolo medio spaccio, quindi con questa presenza fastidiosa di soggetti che si appostano in alcuni angoli delle strade, in alcuni punti della città e che ovviamente vengono anche notati dalla cittadinanza. Difficilmente perseguibili poi dal punto di vista dei servizi di controllo del territorio, perché come è noto i servizi di controllo e vigilanza del territorio sono servizi dinamici e quindi non è possibile garantire in ogni punto della città un presidio fisso che faccia da sentinella su certi fenomeni. C'è da sottolineare che il presidio fisso chiaramente sarebbe anche pericoloso, tra virgolette, dal punto di vista della sicurezza, perché la pattuglia verrebbe distratta poi da quel giro, da quella circoscrizione che invece va continuamente e costantemente vigilata e tenuta sotto controllo. Ora, i dati statistici in effetti hanno
come dire, anche un po' allarmato, nel senso che sono stati pubblicati anche c'è stata una forte pressione, se vogliamo, mediatica su questo, della stampa locale in particolare, che evidenzia questa percezione da parte della cittadinanza di uno stato di una condizione di non sicurezza, quindi con la paura di uscire, eccetera. In realtà, ecco, le due cose vanno un attimino viste in un'ottica anche di oggettività, perché la percezione della sicurezza è un dato, è un fatto, e di questo ce ne dobbiamo chiaramente fare carico, perché comunque i cittadini vivano nella fiducia anche nei confronti delle istituzioni, quindi in un contesto di pacifica e di serena convivenza civile. Dall'altro lato abbiamo dei dati però oggettivi, dati concreti rispetto ai quali non abbiamo registrato un aumento di questo tipo di questo genere di reati, se non una lievissima crescita nella città di Prato tra il 2020 e il 2021. Ovviamente i dati, diciamo, che noi abbiamo preso in considerazione sono i dati degli ultimi 2 anni, e proprio per capire l'evoluzione di alcuni fenomeni, e vanno letti con una certa attenzione, perché sono dati che, come dire, evidenziano un certo standard, cioè non c'è una recrudescenza, un peggioramento. Però parliamo di 2 anni che sono stati 2 anni particolari, quindi con situazioni di isolamento, con attività commerciali, esercizi pubblici che per alcuni periodi hanno sospeso le proprie attività, e ovviamente questo non ci destabilizza un po' rispetto poi ad un andamento invece ordinario, ecco, di vita sociale, che ci consentirebbe di capire in che misura incide la criminalità. Sicuramente un elemento importantissimo da valutare sarà invece il prossimo semestre, perché il semestre a cui andiamo incontro, lo auspico veramente per tutti, e che sia così, che è quello che prevediamo di normalizzazione, quindi di un ritorno ad una vita, un dinamismo normale sulle relazioni, la vita, diciamo, economica, commerciale e sociale, e chiaramente lì potremo capire se in questo primo semestre si evidenzieranno delle situazioni che possiamo considerare più allarmistiche o comunque preoccupanti rispetto agli anni precedenti. Ovviamente, ecco, negli ultimi giorni, nei primi giorni di gennaio e anche recentemente, cioè a cavallo tra venerdì e sabato scorso, ci sono stati degli episodi di violenza, e anche c'è stato un furto, c'è stata un'aggressione, e proprio venerdì notte una manifestazione, insomma, di violenza da parte di di un gruppetto di stranieri, anzi, quelli identificati sono un marocchino, un albanese, e l'altro, pur diciamo essendo di origini straniere, ha la cittadinanza italiana, per fortuna individuati e già denunciati dalla Polizia di Stato, che hanno aggredito un esercizio pubblico, un locale, perché il titolare si è rifiutato di far rientrare in quanto privi del Green Pass. Erano ovviamente in uno stato di alterazione dovuta probabilmente al consumo di alcol, e quindi c'è stato questo momento che ha molto allarmato la città, perché si tratta di un locale che comunque è nell'area del centro cittadino, e quindi la cosa, insomma, in relazione a questo ovviamente si rende necessario, come è avvenuto ieri, ma come è avvenuto tutte le volte che si sono verificati fatti di questo genere, rivisitare, rivedere il piano coordinato di controllo del territorio.
Regolarmente ci riuniamo in una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e in quelle riunioni cerchiamo di capire come rimodulare le attività di controllo del territorio per rafforzare non solo il dispositivo, ma anche per raggiungere una maggiore efficacia nelle attività di prevenzione. Tutto questo in uno poi a quelle necessità di attività di controllo che sono state chiamate a svolgere le forze di polizia in base anche a un piano che approvano i prefetti sulle misure anti-Covid e quindi diciamo ovviamente anche la disponibilità in questo periodo, in quello che precedente, è stato faticoso, ecco, governare il sistema della sicurezza in uno a quello rispetto delle norme sanitarie. Se vogliamo vedere meglio un dato interessante che riguarda proprio l'indice della criminalità, come dicevo, a Prato nel 2020 il rapporto è tra numero di reati e 1.000 abitanti, ecco questa è la tabella, si può vedere appunto che Prato registra una percentuale del 47,16% nel 2020 del 48,1% nel 2021. Questo se lo guardiamo poi rispetto alla provincia, tutta la provincia, quindi tutti i comuni qui sono riportati, il dato finale, il dato complessivo è invece del 43,21% per quanto riguarda i reati commessi in provincia e è un po' più basso invece del 42,41% per quanto riguarda Prato nel 2021. Quindi più o meno si può vedere dai numeri che sono riportati che nei 2 anni, diciamo, la situazione è rimasta pressoché invariata. Abbiamo anche poi riepilogato in una tabella i dati relativi a quanti denunciati e quanti arrestati nei 2 anni in esame. Sono stati denunciati in stato di libertà 3.162 persone nel 2020, tra questi stranieri 1.892 e in particolare extracomunitari 1.640, quindi una percentuale del 59% degli stranieri. Nel 2021 i denunciati sono stati 2.949, di cui stranieri 1.738 ed extracomunitari 1.497. Gli arrestati 458 nel 2020, 403 nel 2021 e di cui stranieri 334 nel 2020 e 277 nel 2021 ed infine extracomunitari 307 nel 2020 e 252 nel 2021. E 21. Per quanto riguarda poi, ecco, un altro dato che può essere interessante è quello che riguarda la tipologia dei reati che vengono commessi, che come dicevo prima, le tipologie ruotano intorno ad alcuni reati che sono sostanzialmente le lesioni, ci sono diciamo un certo numero di violenze sessuali, ma non tantissime, ma il picco sale e si forma nei furti e dei danneggiamenti e nei reati in materia di stupefacenti. Per esempio, ecco, per quanto riguarda i furti, nel 2021 abbiamo 100, il dato è di 173 furti commessi e 88 sono stati commessi da soggetti extracomunitari. Nel 2020 sono 433
e di cui 234 commessi dagli extracomunitari. Ora, questi dati, insomma, parlano chiaro, ecco, quindi in sintesi, ecco, tenuto conto del rapporto che esiste tra provincia e popolazione. Poi la circostanza che Prato, dobbiamo dire che Prato assume le connotazioni di una città-provincia. Prato è una città-provincia perché la provincia ha una dimensione minima con appena 6 comuni che non hanno neanche una popolazione elevata, soltanto in un caso sopra i 15.000 abitanti, e quindi sostanzialmente il dato della criminalità si concentra nella stessa città. Questo lo dico nel senso che parametrando, diciamo, il dato della provincia di Prato con altre province, è chiaro ed evidente che l'elemento criminalità non è spalmabile come in altre realtà dove ci sono comuni con più elevata popolazione, diversi comuni e un'estensione territoriale ben diversa. Chiaramente, diciamo, la città capoluogo diventa meno assorbente. Poi bisogna considerare anche la posizione geografica della città di Prato, che è uno snodo tra Firenze e Pistoia. Il raffronto poi ad una dimensione, ecco, dell'apparato istituzionale e delle forze dell'ordine che è rapportato a quella di una piccola provincia, perché comunque Prato è tale, è una piccola provincia con una città capoluogo che ha questa dimensione di problemi e però appunto a livello istituzionale mantiene sempre appunto le caratteristiche di una realtà piccola. E questo che cosa comporta? Comporta che le risorse in campo istituzionali ai vari livelli, quindi a cominciare dagli enti locali, il comune, la provincia in parte per alcuni aspetti, ma soprattutto poi gli organi dello Stato e quelli che sono a presidio della legalità e della sicurezza devono ovviamente, come dire, cercare di coordinarsi al massimo e di sfruttare, di ottimizzare al massimo l'impiego delle risorse perché si possano attuare dei dispositivi, chiamiamoli così in gergo, di sicurezza e di legalità sul territorio, idonei e congrui rispetto a quella che è un'esigenza forte, fortissima, invece di una risposta immediata e pronta istituzionale. Va detto che la situazione delle denunce, di numeri che sono dati, è anche in parte confortata poi dagli esiti delle attività che si svolgono e quindi dal fatto che comunque spesso gli autori di questi reati vengono individuati, vengono denunciati e quando ricorrono i presupposti previsti dal codice penale, arrestati, quindi consegnati alla giustizia. Quindi non si può certo sottacere che la situazione, seppur non emergenziale, perché io non ritengo che siamo di fronte ad un'emergenza, richiede comunque la necessità di mantenere molto alto il livello di attenzione e di prevenzione, possibilmente con continue e rinnovate strategie organizzative, perché non possiamo consentire che si vadano a radicare fenomeni di illegalità che potrebbero, diciamo, aumentare, crescere, soprattutto con, diciamo, un ritorno poi alla normalità e quindi ad una mobilità che già è forte in questa realtà, ma che potrebbe ulteriormente intensificarsi. Ed è evidente anche che in termini di percezione collettiva permangono fortissime aspettative da parte della città, da parte della cittadinanza. Io dicevo, dialogo spesso con i comitati cittadini, cioè se ne sono costituiti parecchi, che invocano in maniera, devo dire, molto civile e molto garbata l'aiuto delle istituzioni o comunque si propongono per collaborare con le istituzioni. Questo è un dato molto importante anche
diciamo, denota un forte senso civico da parte dei cittadini pretesi, ai quali è doveroso dare delle risposte. E quindi anche lo stesso sindaco, insomma, in più circostanze, ha avuto modo di dichiarare e di rappresentare come sia importante che si dia una risposta e che la città mantenga un livello di strutturale in grado di sostenere queste, chiamiamole non emergenze, ma queste condizioni di disagio che vengono per lo più percepite a livello sociale. Quali sono poi le ulteriori attività? Io posso dire, ecco, in termini statistici, io nel 2021 ho convocato 47 sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. In tutte queste riunioni si è parlato e si parla sempre di come affrontare questi temi e soprattutto si decide come fare, nel senso che si adottano delle soluzioni, che sono soluzioni di volta in volta non necessariamente definitive, quindi sono temporanee sia perché si riferiscono a situazioni estemporanee, ma anche perché è necessario supportare le risorse in campo con richieste che ci vengono tra l'altro comunque assecondate di sostegno e di aiuto da parte dei reparti specializzati in materia di anticrimine. Quindi, per esempio, nel comitato che abbiamo tenuto ieri abbiamo previsto di rafforzare il dispositivo di controllo del territorio, prevedendo, raddoppiando il numero delle pattuglie già dislocate per il controllo e la vigilanza, con altre quattro pattuglie che ci verranno date dal reparto di prevenzione anticrimine toscano. E la stessa cosa per quanto riguarda i carabinieri, anche il loro reparto specializzato, la squadra di intervento operativo del battaglione dei carabinieri di Firenze, ci darà due pattuglie aggiuntive, quindi in tutto ci saranno sul territorio nei prossimi giorni e speriamo per circa un mese 6 pattuglie in più, che saranno preposte a fare prevenzione dei reati, in particolare dei siti, diciamo, già noti in cui si verifica lo spaccio o dove più facilmente determinati soggetti si muovono per commettere furti o reati di natura sempre predatoria. A seguito, quindi dicevo 47 comitati, 38 riunioni tecniche di coordinamento, anche queste diciamo in forma più ristretta perché al comitato partecipa il sindaco, il componente diritto insieme al presidente della provincia e che condivide poi anche il concorso della Polizia Municipale che per la sua parte di competenza viene altresì impiegata in queste operazioni, diciamo, periodiche che si svolgono sul territorio. A seguito di queste riunioni, il questore nei tavoli tecnici poi organizza e dispone i servizi che vengono declinati poi durante la settimana, durante il mese, con l'impiego di tutti i reparti disponibili, anche dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale o dei reparti appunto specializzati che vengono da fuori. Per cui diciamo che lo sforzo è chiaramente massimo, ma anche la volontà veramente, lo dico da parte di tutti, di dare delle risposte esaustive alla cittadinanza. A volte sostenere appunto anche le richieste che provengono da questi comitati cittadini con i quali si è instaurato un rapporto quasi di, diciamo, di collaborazione e mi auguro di fiducia da parte loro perché ritengo che una delle mission diciamo, del prefetto sia anche quella di innescare il più possibile la vicinanza e anche un rapporto proprio di fiducia, quasi un patto di alleanza
che non può non esserci perché si riconosca nello Stato comunque l'unico punto di riferimento in grado di tutelare le persone e anche i beni. Quindi a questo proposito, quindi oltre a tutte le attività che sono svolte dai vari, ripeto, in via ordinaria o in via straordinaria con il coordinamento delle forze di polizia, ho pensato fosse opportuno, ma proprio aderendo un po' a questa ricerca di contatto da parte dei cittadini, istituire un tavolo che ho chiamato tavolo della legalità e sicurezza integrata, perché ritengo che chiaramente anche i reati che si commettono e che vengono commessi comunque si ascrivono prima ancora che alla sicurezza, al concetto di legalità, sul quale dobbiamo molto lavorare. Una legalità che comunque non può che partire da un'azione integrata sul territorio. Per integrata intendo compartecipata da tutti i soggetti attori che possono contribuire, possono dare un contributo che sia anche in chiave preventiva molto importante ed incisivo. Quindi, in primis, ovviamente, il comune che oltre che partecipare all'attività di sicurezza in senso operativo attraverso la Polizia Municipale che opera in determinati settori, ma è detentore dei servizi e quindi questi servizi devono a loro volta diciamo essere in qualche modo compresi dai soggetti che operano sul territorio, ma il dialogo consiste nell'individuare nelle zone in cui si registrano situazioni di disagio, situazioni di pericolo, la possibilità di non solo di intervenire, quindi non un dispositivo semplicemente operativo, ma un dispositivo che consenta una chiave di lettura di quei problemi che emergono in quella determinata zona. Quindi chi partecipa a questo tavolo? Quindi ovviamente ho detto il comune, la provincia per la sua parte di competenza, l'ASL per gli aspetti sanitari che riguardano il fenomeno della tossicodipendenza, che ovviamente poi si può tradurre in spaccio e anche altri reati contro la persona. Partecipa al tavolo, ovviamente, partecipano le tre forze di polizia e poi ancora gli organi dell'istruzione. L'ex provveditorato agli studi, cioè l'ufficio scolastico provinciale, e i dirigenti scolastici laddove è necessario. Già abbiamo fatto un progetto in questo senso, proprio attraverso il tavolo, per debellare dei fenomeni di bullismo realmente verificatisi nei pressi scolastici di Via Reggiana, dove ci sono tre istituti comprensivi e dove si stavano verificando veramente delle azioni non solo di bullismo, ma diciamo quasi di violenza nei confronti degli studenti e dei ragazzi. Quindi occorre necessariamente che tutti ci si metta intorno a un tavolo e ciascuno partecipi all'esame di quelle problematiche, per poi risalire alle famiglie, alle condizioni sociali, ai problemi del lavoro e tutto il resto. Quindi la cosa sta funzionando. E le attività, chiamiamole proprio istruttorie, che si svolgono con il concorso di tutti questi soggetti, ci consente poi, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, di programmare delle azioni più mirate, più efficaci per risolvere alcuni temi, ma soprattutto, ripeto, per fare una efficace attività di prevenzione, che è l'obiettivo principale che dobbiamo raggiungere. Altre cose, altre attività che si sono svolte. Intanto stiamo rivedendo il piano di controllo del territorio, nel senso che se ne sta approvando un altro nuovo, che sarà quello definitivo, e terrà conto delle modifiche intervenute in città sul piano urbanistico, economico, sociale, quindi tenendo conto di una serie di fattori che a suo tempo chiaramente erano ben diversi.
Inoltre, in Piazza Duomo è stato istituito un posto fisso di polizia che si chiama Prato Centro ed è esattamente la Piazza Duomo, quella è una delle zone individuate come zone a rischio, dove si verificano effettivamente delle attività delittuose. Quindi la presenza del posto fisso di polizia è chiaramente un segnale di grande prossimità, di forte prossimità di quello che si vuole fare, cioè, come dicevo prima, avvicinare le persone in un rapporto di fiducia con le istituzioni. È stato ripristinato anche il servizio quotidiano del carabiniere di quartiere, quindi anche questo nell'ottica sempre della vicinanza e della prossimità al cittadino. Questo per quanto riguarda le iniziative, poi chiaramente dico io non so quanto tempo, anzi non so se mi sto dilungando, se No, posso andare grazie avanti. prefetto. Abbiamo anche un'esigenza tecnica. Mi tocca Ecco. purtroppo interromperla perché dobbiamo Sì. sospendere per pochissimi minuti la seduta, in quanto ci sono delle difficoltà di collegamento per alcuni deputati, per alcuni parlamentari. C'è un problema tecnico. Quindi la ringraziamo per la sua esaustiva relazione. Interrompiamo, sospendiamo per pochi minuti la seduta, la riprendiamo con gli interventi dei parlamentari. Può Grazie. restare collegata, prefetto. La seduta è sospesa. Seduta, abbiamo rilevato che non è un problema qui della Camera di San Macuto, ma a quanto pare è un problema
del parlamentare che non riesce a collegarsi, quindi riprendiamo. Grazie ancora al prefetto. Si è prenotato per un intervento il collega deputato segretario Giorgio Silli. Prima di dargli la parola, io anticipo una domanda al prefetto relativa allo stato di salute, prefetto, degli organici delle forze dell'ordine sul territorio. Poi adesso interviene l'onorevole Silli. Volevo chiederle se sul suo territorio, presumo di sì, sono impiegate anche, sono operative, è operativa un'aliquota dell'esercito italiano, operazione Strade Sicure, e appunto lo stato di salute degli organici delle forze dell'ordine, se siete sotto organico, se c'è necessità di ulteriori rinforzi, oltre a quelli di cui ha relazionato il Comitato nel suo intervento precedente, e la ringrazio poi per i dati che ci ha fornito, che saranno parte integrante di questa audizione nell'ambito della nostra indagine. Onorevole Silli, prego. Sì, grazie Presidente, innanzitutto per avere invitato il signor Prefetto di Prato. E ringrazio anche Sua Eccellenza il Prefetto, perché insomma, diciamo che le riunioni verso le 8, 8 e un quarto non sono mai un qualcosa di semplice, però indubbiamente era stata calendarizzata dopo i lavori di aula e quindi io penso che sarebbe stato utile, se non indispensabile, un'audizione che facesse riferimento al fenomeno migratorio e a tutto quello che, diciamo, il fenomeno migratorio comporta sul nostro territorio, sul mio territorio, sulla mia città. E chiaramente non da leggere esclusivamente in chiave locale, ma affinché si possa declinare e proiettare anche sul piano nazionale. Lei, Eccellenza, avrà visto come immediatamente il Presidente le ha rivolto una domanda di rito quando gliela rivolgeva. Io, come dire, sorridevo, no? Perché comunque le forze dell'ordine, ahimè, non sono mai abbastanza, cioè ci sono delle scuole di pensiero per le quali bisognerebbe sempre aumentarle e io francamente sono tra quelle. Peraltro il caso vuole che io faccia parte anche della Commissione Difesa e spesso e volentieri affrontiamo il problema, la questione, diciamo, strade sicure. Io non ho grandi domande da porle, Eccellenza, ovviamente ci sentiamo abbastanza sovente io e lei. Sono felice che lei abbia preparato una memoria e dei numeri, primo perché comunque, nonostante la commissione un po' inusuale, no? In streaming e comunque a distanza, ma era in diretta e quindi anche collegandosi al sito della Camera oppure domani chiunque può andare a vedersi questi numeri o quello che ci siamo detti. Ma soprattutto sono felice di questi dati perché andranno sulle scrivanie dei miei colleghi deputati e senatori. Ripeto, non è un qualcosa di fine a se stesso. La nostra città, la mia città, è una città meravigliosa, famosa da tanto per l'operosità, per l'industria, per la ricchezza. Negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento anche per quanto riguarda la gestione del fenomeno migratorio. Presidente, lei avrà ascoltato nelle parole del prefetto che ci sono dei numeri indubbiamente come dire, che perplimono, si possono gestire, ma anche da un punto di vista sociologico credo che il fenomeno migratorio nella città di Prato meriti grandissima attenzione. Un piccolo inciso, io, tra l'altro, Presidente, mi ha fatto quasi arrossire perché ha letto addirittura le deleghe che io avevo nella giunta quando ero assessore dal 2009 al 2014 e effettivamente mi sono occupato di immigrazione. Nei dati del prefetto c'è un dato interessantissimo e questo dimostra quanto la gestione del potere da parte di governi di vari stati, diciamo stati dai quali provengono i nostri migranti, sia ben oculata. Tra tutte le richieste di cittadinanza, quindi il prefetto ha fatto una serie di, chiaramente, ha dato dei dati relativi interessantissimi. La nostra provincia è molto piccola, il comune capoluogo è molto grande, è la terza città del centro Italia dopo Roma e Firenze, ha dei numeri di migranti importantissimi. Il prefetto ha fatto riferimento anche
dei numeri di svariate migliaia di sommerso, quindi clandestini, irregolari, comunque persone non censite, ma il dato che fa riflettere, che fa pensare a sé, a monte di una certa immigrazione, vi sia, non dico una regia, ma quantomeno una sorta di spinta e di aiuto, il dato sono le richieste di cittadinanza italiana da parte delle varie nazionalità di origine. Mentre per i cittadini albanesi, nigeriani, è abbastanza, diciamo, frequente, e anzi è un punto d'arrivo, un obiettivo, un sogno. Io ricordo che in comune istituii io il giuramento nel palazzo comunale davanti al sindaco o un assessore, perché veniva fatto precedentemente negli uffici dell'anagrafe. E invece proprio vedere questi cittadini stranieri commuoversi di fronte al giuramento per la cittadinanza italiana mi fece riflettere. Ebbene, i cinesi, eccellenza, se non ricordo male, lei parlava di una domanda per la cittadinanza cinese, no? Quest'anno. I cinesi, la legge sulla cittadinanza, che nel nostro caso risale al 1992, diciamo, ogni paese ha proprie norme sulla cittadinanza, ogni paese ha vie, diciamo, più brevi o più lunghe in base allo status, se per matrimonio, per residenza, se per membri della comunità europea, addirittura nei paesi con un lungo passato coloniale come l'Inghilterra, la Spagna, l'Olanda e la Francia, la cittadinanza è più semplice da ottenere per quei cittadini che vengano da ex colonie di questi stati, per una serie di motivi. Il governo cinese proibisce la doppia cittadinanza, cioè se il cittadino cinese che risiede in Italia da più di 10 anni decide di prendere la cittadinanza italiana, per la legge cinese automaticamente decade dalla cittadinanza cinese, perdendo tutti i diritti in patria, tra i quali anche quella sorta, diciamo, di proprietà privata o comunque sia i beni immateriali che lui si è creato in patria. In questo modo, ovviamente, il governo cinese riesce per certi versi a controllare. Non deve essere preso solo ed esclusivamente con l'accezione negativa del termine, ma comunque sia ad avere un filo di collegamento tra Pechino e tutte le varie Chinatown sparse nel mondo. Perché quello, i dati che ha dato il prefetto, io li conoscevo e in passato, quando ero assessore, ho avuto l'opportunità di confrontarmi con assessori di altre città europee all'interno delle quali vi erano delle grandissime Chinatown, Parigi, Barcellona, le città ex tessili spagnole, Sabadell, eccetera, e tutti avevano lo stesso problema. Quindi ovviamente una tipologia di illegalità particolare, cioè un'illegalità che non sfocia nel dar fastidio ai cittadini autoctoni, è un'illegalità, diciamo, di tipo economico, parassitario, perché quindi sfruttamento del lavoro nero, della manodopera clandestina, evasione fiscale, eccetera, ma il cinese è difficile che tu lo trovi, il cinese, perdonatemi, non il cinese in generale, il cinese malavitoso non lo trovi a scippare, non lo trovi a taglieggiare l'italiano o comunque sia, in genere delinquono all'interno della loro comunità, così come il prefetto ha una lunga preparazione, una lunga esperienza non solo in ambito di protezione civile, ma anche di infiltrazioni mafiose, commissariamenti, scioglimenti. Quindi il prefetto sa di che cosa io parlo. Tant'è che, eccellenza, il presidente Zoffili ha voluto audire l'anno scorso, proprio sul fenomeno delle mafie straniere, il procuratore generale antimafia, che ci dette uno spaccato interessantissimo e sulla mafia nigeriana e sulla mafia cinese e su altri tipi di illegalità, diciamo, diffuse e organizzate sul nostro territorio. Quindi io mi taccio, mi limito davvero a ringraziare lei, ma soprattutto il Presidente, e davvero spero che i colleghi deputati e senatori, perché il Comitato è bicamerale e quindi permette di comunicare con entrambi i rami del Parlamento, daranno un'occhiata ai dati che lei ci ha voluto produrre e si mettano a disposizione allorquando vi fosse la necessità del Parlamento per dare una mano a un territorio meraviglioso, ricchissimo, che ha pagato
tante tasse dal dopoguerra a oggi e che quindi, come dire, merita un po' di attenzione nonostante in questo momento sia in gravissima crisi economica. Grazie. Grazie, grazie onorevole Silli. Si è prontato il senatore Zuliani. Prego. Grazie Presidente. Benvenuto Prefetto. Le faccio i miei complimenti per l'esposizione molto esaustiva e anche per l'operosità che sta portando avanti nella provincia che lei gestisce per quel che riguarda l'ente di governo della Prefettura. Ecco, in merito alla sua esposizione, lei ha citato un numero di 245 unità relativamente alle espulsioni di soggetti che vengono talvolta anche accompagnati al confine. Ecco, chiedo se ha la possibilità di fornirci dati in merito alle nazionalità dei soggetti che vengono espulsi, se ce ne sono anche di nazionalità cinese. Prato è conosciuta, come diceva a livello nazionale l'onorevole Silli, per essere una provincia operativa, produttiva, che genera lavoro, posti di lavoro, ma purtroppo è anche conosciuta a livello nazionale per la concorrenza sleale che queste aziende, soprattutto sul comparto tessile, fanno alle nostre aziende italiane. Io stesso sono sindaco nel mio piccolo paesino di poco più di 1000 abitanti, ho vissuto di prima persona l'insediamento di un laboratorio che a tutti gli effetti era regolare perché è regolarmente iscritto al SUAP, eccetera, eccetera, però con dopo dei controlli ne è emersa una situazione raccapricciante di sfruttamento della manodopera, di clandestini che soggiornavano nei laboratori anche di notte, lavoravano di notte, non è facile. Capisco l'impegno che la prefettura abbia profuso insieme alle forze dell'ordine, perché anche per noi per eradicare questa realtà non è stato facile, perché poi ha continuato a portare avanti una linea non in linea con le leggi italiane e con i regolamenti previsti per la normativa del lavoro e non che l'ultima Covid. Ecco, appunto, chiedo quanti cinesi di questi 245 siano stati colpiti dall'ordine di espulsione e, visto, perché l'ho provato anch'io di persona, in molti soggetti, almeno lo è stato da me, in molti soggetti non censiti a livello anagrafico di nazionalità cinese, se siano stati riconosciuti con opportuni documenti di identità loro, se ce n'erano sprovvisti di identità e se si è dovuto ricorrere a parametri biometrici per i riconoscimenti. Altra questione che le chiedo in merito ai molti dati che lei ha fornito, se anche la provincia, la città di Prato e la provincia siano colpiti, come sta succedendo anche nella mia Verona, dal fenomeno cosiddetto delle baby gang. Recentemente abbiamo visto dei fatti, anche quelli di Milano, che va dai tentativi di violenza, altri tipi di episodi, bullismo, eccetera, eccetera, che la nostra ministro Lamorgese ha descritto come eventi portati avanti da italiani di seconda generazione. Ecco, volevo sapere di questi episodi di italiani di seconda generazione, se ce ne sono, soprattutto nell'ambito minorile, e che incidenza hanno sulla provincia. Grazie. Grazie senatore Zuliani. Senatore Toni Vobi, prego. Grazie Presidente, ringrazio la signora Prefetta per la sua condivisibile relazione. Io veramente mi limito a ringraziarlo, perché il lavoro che sta svolgendo veramente è molto importante per la società italiana. Aggiungo una piccola riflessione, che la presenza regolare di comunità straniere in Italia rappresenta una ricchezza per il nostro paese, una ricchezza culturale e socio-economico,
se la loro presenza viene regolata ed incentivata nella legalità. Può diventare un problema se la politica migratoria incentiva la clandestinità e non si attua, attua secondo le esigenze del mercato del lavoro. Ormai è più che evidente che questo tipo di migrazione non porta assolutamente nessun vantaggio sia per gli stessi migranti sia per la comunità ospitante. Dai dati che lei ci ha fornito deduco che sono molto importanti e deve farci riflettere molto, giustificando il fatto che senza i dati la politica stessa è fondata su nulla. Gestire i rapporti con la comunità straniera in Italia significa considerare milioni di persone che una parte della politica ha trascurato negli anni, incentivando gli sbarchi. E questi sono i risultati, ormai oggi stiamo vivendo. Ecco perché ribadisco il perché noi siamo contro l'immigrazione clandestina, se vogliamo definirla così. Perché per tre motivi principali. È l'anticamera all'ingiustizia sociale, si vede. E all'insicurezza, ormai lo stiamo vivendo oggi, tutto il giorno. La clandestinità è una forma di oppressione per lo stesso immigrato, quindi contro la dignità umana. E l'illegalità aumenta l'economia sommersa. Quindi detto questo, veramente devo ringraziarla per il lavoro che sta svolgendo, auspicando in conclusione che sia giunto il tempo di lavorare tutti insieme alla risoluzione definitiva del fenomeno, poiché ci sono delle soluzioni, basta applicare la volontà politica di applicarle. Quindi io concludo nel ringraziarla ancora di nuovo, augurando buon lavoro, auspicando anche che la coscienza della politica si sveglia in modo tale che almeno si comincia a lavorare per la risoluzione definitiva del fenomeno. Grazie mille, grazie Presidente. Grazie, grazie molte senatore Ivabi. Se non ci sono altre richieste da parte dei colleghi parlamentari, no, do la parola a Sua Eccellenza il Prefetto. Come da intese, volevamo chiudere la seduta del Comitato entro le ore 21:30. Prefetto, prego per la replica e le conclusioni. Grazie. Sì, allora grazie. Allora rispondo velocemente. Quindi allora la prima domanda, Presidente, riguardava l'esercito, cioè l'eventualità di far... di ripristinare, perché qui c'è stato l'esercito, il piano strade sicure, che è stato poi diciamo sospeso nel 2019 a seguito di una rivalutazione che è stata fatta a livello centrale per cui furono destinati poi quel personale fu destinato in altre città diciamo di maggiori dimensioni, e Prato rientrò in una contrazione generale che comprese anche tante altre città. Riguardo la presenza degli stranieri dell'esercito, è tema che abbiamo anche discusso ieri in comitato, abbiamo condiviso tutti l'opportunità di richiedere nuovamente di essere ricompresi nel progetto. Sappiamo che già il decreto ministeriale è stato adottato. La presenza dell'esercito, però ci tengo a sottolinearlo, ed è una cosa condivisa da me e dalle forze di polizia, chiaramente rappresenta un deterrente nel senso di diciamo immagine e di anche così sentinelle vere e proprie sul territorio, quindi atte a scongiurare eventuali azioni delittuose. Diciamo la cosa che preme di più potenziare e intensificare è anche l'attività proprio di prevenzione e poi quella investigativa che diventa fondamentale anche per una lettura sempre più approfondita dei fenomeni che accadono nel territorio.
Comunque l'esercito, sicuramente io mi riservo di fare una nota al Ministero per farne richiesta. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, e cioè la loro eventuale, lo stato di carenza, e qui emerge appunto quel dato che io all'inizio ho rappresentato, cioè in effetti non parliamo di carenza di organico, perché le forze dell'ordine sono tarate su quella che è la dimensione della provincia, cioè quindi sono in coerenza con il fatto che Prato è una piccola provincia e quindi le risorse sono quelle. Ora, della polizia, ecco, c'è una carenza che si attesta sul 10-15%, per i carabinieri non si registra carenza e neanche per la Guardia di Finanza si registra una, scusate, per la Guardia di Finanza invece sì, che è una verifica che abbiamo fatto, sì, c'è carenza di personale. Questo è il dato riepilogativo. La domanda poi del senatore De Filippo riguardava appunto quali sono le nazionalità colpite, quali sono i cittadini colpiti dai provvedimenti di espulsione nella maggioranza, diciamo. C'è una prevalenza di cinesi, sono 144 in tutto, cui fa seguito poi, fanno seguito i marocchini, che sono 71, la Tunisia, pochi, Pakistan, Albania, Nigeria, Senegal e poi una minoranza di altri stati vari. Quindi effettivamente, diciamo, la Cina anche in questo diciamo, ha dei numeri più elevati. Poi quindi quali sono i cittadini espulsi? Le baby gang. Le baby gang, in effetti, no, qui non è un fenomeno che si è verificato, che si è registrato in maniera, diciamo, preoccupante. Cioè abbiamo avuto appunto alcuni episodi che ci sono stati segnalati in via Reggiani, dove insistono dei plessi scolastici, e lì abbiamo già messo in atto un piano che sostanzialmente renderà impossibile che si facciano azioni di violenza o di bullismo, proprio perché abbiamo presidiato lì veramente, fisicamente, quelle strade, quei punti di snodo che conducono i ragazzi a scuola con la polizia municipale, anche con delle associazioni di volontariato e con un pattugliamento dinamico da parte delle forze di polizia. Aggiungo che l'amministrazione comunale, proprio diciamo, per dare un contributo importante anche alla prevenzione, ha fatto installare tantissime telecamere e quindi la città è molto videosorvegliata. Quindi questo è un ovviamente strumento, quello della videosorveglianza, molto importante per individuare poi gli autori dei reati. Insieme alla videosorveglianza, l'illuminazione, la riqualificazione di aree degradate, quindi tutti interventi, come dicevo, in quel progetto di sicurezza integrata che vede coinvolti tutti e quindi con il contributo poi fattivo di ciascuno. Riguardo infine la clandestinità, il lavoro nero, mi permetto di aggiungere che ovviamente il fenomeno dei cittadini che vengono fatti entrare in Italia attraverso permessi di soggiorno che vengono rilasciati, o meglio, attraverso visti di ingresso fasulli che vengono rilasciati dai paesi appartenenti allo Schengen e che poi arrivano con visti di ingresso che riguardano o turismo, lavoro temporaneo, studio, ma che in realtà poi vengono assorbiti dal territorio e soprattutto dall'impianto grossissimo e vastissimo di attività produttive a conduzione cinese, che appunto riducono spesso in condizioni di sfruttamento e a volte anche di schiavitù
queste persone che ovviamente in questo modo trovano mezzi poi di sostentamento per sopravvivere. E quindi questo è un po' il quadro generale su cui ovviamente posso fornire tutti gli altri elementi anche a livello di inchieste che sono state fatte recentemente, insomma negli ultimi 2 anni, che hanno disvelato veramente un circuito molto particolare e direi unico, insomma, attraverso cui il fenomeno della clandestinità e dello sfruttamento lavorativo si aggiungono alle altre, diciamo, problematiche che investono, insomma, le istituzioni di questa provincia. Grazie, grazie, grazie Eccellenza. La ringrazio per il suo intervento nell'ambito di questa audizione. Ringrazio lei e i suoi collaboratori, il suo gabinetto, i funzionari della sua prefettura, ma soprattutto gli agenti delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, senza dimenticare anche chi sta in strada, gli agenti della. Anche gli altri agenti che stanno in strada, pur non essendo forze dell'ordine, ma lavorano per la sicurezza dei nostri cittadini, gli agenti di polizia locale di Prato e dei comuni che fanno parte del territorio della sua competenza. Non mancherò di disturbarla per le vie brevi per ringraziarla nuovamente per il suo intervento e restiamo con tutto il comitato, la bicamerale, a sua disposizione, a disposizione dei cittadini della provincia di Prato. Una buona serata, prefetto. Grazie. Buona serata a lei e a tutti i componenti del Comitato, gli onorevoli senatori. Ringrazio anche e saluto il senatore Silli, con il quale sicuramente avremo altri momenti di scambio interessante. E certamente io sono totalmente a disposizione, anzi, ripeto, mi fa molto piacere proprio poter esporre, insomma, le problematiche della provincia di Prato. Grazie ancora, buona serata a tutti. Arrivederci a presto, la seduta è conclusa.